Da bene in mano all''Ndrangheta, bene comune dedicato all'inclusione, all'incontro e alla formazione. A Giussano, in provincia di Monza e Brianza, Casa Nostra è uno dei 1.592 immobili confiscati alla mafia della Lombardia. Dal 2017, grazie alla collaborazione fra l'associazione Il Mosaico e la cooperativa sociale Solaris, accompagna ragazzi con disabilità verso l'autonomia. Gestiscono la loro giornata come se fossero a casa, organizzandosi tempi e spazi, quindi decido cosa fare, spesa, cucina, riassetto, mentre gli appartamenti vengono usati anche da gruppi che svolgono un'attività di avvicinamento alla residenzialità e sono tante persone, sono un'ottantina di persone che girano negli weekend e nell'infrasettimanale. Con i suoi 500 metri quadrati, Casa Nostra è anche un luogo al servizio del territorio e uno spazio della legalità e della memoria. Con persone che frequentano il centro, persone con disabilità, raccontiamo quindi della legalità, dell'illegalità, ma anche delle autonomie, delle esperienze abitative. Quest'anno scolastico incontriamo circa 800 studenti, per cui è un modo di capire quanto e come è importante raccontare, diciamo, che un bene confiscato ritorna alla società, ma è anche chiaramente un segno di responsabilità e ce lo siamo presi ben volentieri. Protagonisti assoluti ragazzi che questo spazio lo vivono e si conquistano la propria autonomia così. Sistemare le cose tipo le camere, la cucina giù al meno uno e sistemiamo le camere quando arrivano le persone a fare il weekend o la settimana.